Siamo a Barbaresco, l'azienda Cascina delle Rose con Davide, sullo sfondo le bellissime vigne aziendali, proprio attaccati alla cantina. Davide, vorrei chiederti questa cosa. Vedo che questi filari alle tue spalle sono stati cimati, ma spesso voi scegliete anche di non cimare e di accapannare, quindi arrotolare la parte alta dei tralci della vite al filo di ferro superiore. La scelta, se accapannare o se cimare, da cosa dipende? Quali sono le ragioni che vi spingono a prendere una direzione piuttosto che l'altra? Ciao Gabriele, buongiorno. Praticamente la scelta dipende innanzitutto dall'annata, no? Quindi se è più piovosa, più siccitosa o comunque un'annata normale, classica, dipende dall'età del vigneto, sono tanti fattori, quindi anche dalla potatura stessa, quindi o dalla vigore che voglio ottenere o che non voglio ottenere, anche dal grado zuccherino, quindi secondo me. Quindi una mia opinione personale è che se uno magari accapanna anziché cimare, quindi se cimi hai più produzione di femminelle nella parte alta e quindi hai più foglie durante la maturazione, quindi giovani che hanno più linfa e produrre più zuccheri praticamente. Invece sulla capannatura ne hai un pochettino meno, quindi è una cosa molto soggettiva da vigna a vigna, diciamo, quindi soprattutto sì, dall'annata. In qualche modo questo è anche un po' il segno che per fare viticoltura in un certo modo bisogna la vigna marcarla un po' a uomo, no? Certo, no, ma proprio Conoscere. da pianta a pianta, non proprio vigna a vigna, perché la vigna è composta da tante piante, no? Quindi sì, bisogna leggerle, almeno io interpretarle, no? È come bisogna sapere capire chi hai davanti praticamente, no? Quindi dal legno, dalle foglie, dall'uva, anche perché sembrerebbe strano, no? Almeno non sono matto, però loro ti fanno vedere, almeno ti parlano in un certo modo, no? Quindi sei tu che devi essere capace, comunque devi essere in grado di interpretarle, no? E quindi e poi è comunque natura, no? Quindi Certo, fortunatamente, certo. ok, noi coltiviamo la vite, ma lei bene o male fa sempre un po' Come vuole. come vuole, no? Quindi siamo noi che andiamo a vincolarla, a cimarla, a capannarla o comunque a farla salire su una spalliera, no? Su una Chiaro. pergola che sia, Chiaro. quindi lei meno in natura non è obbligata a stare in un certo posto, quindi dobbiamo anche giustamente, come dire, seguir lei, no? Quindi in queste fasi e capirla più che altro per non stravolgerla, per poi non avere dell'uva, come si dice, squilibrata, comunque non equilibrata, e poi andare a fare delle manipolazioni in cantina dove magari non ci vanno. Se tu hai già un vigneto equilibrato e con delle piante sane, perfette è una parola grande, per carità, però con un terreno bello e tutto, in cantina puoi solo non trasformare, cercare di non fare cavolate, più che Certo. altro, no? Grazie Quindi mille, grazie a Davide, voi, e buon grazie lavoro. a te, grazie, ciao. Ciao.